Hello, children. Good morning. How are you? Ciao, bambini. Buongiorno. Come state? Pronti per una nuova video lezione? Iniziamo subito. Let's go. Andiamo. Ripasseremo i vestiti. Clothes. Ricordatevi, si chiamano in questa maniera. Indumenti o vestiti. Per prima cosa apriamo il nostro libro on page 34, a pagina 34, e ascoltiamoci la canzoncina di Astro. Questa non la leggo perché l'abbiamo fatta tante volte insieme e so già che la sapete e sapete cantarla. Unit 3. Astro's clothes. Page 34. Sing the song. I wash your jeans. I wash your skirt. I wash your dress, your socks and your shoes. I wash your t-shirt, your jacket and your jumper. I'm a washing machine. I'm a washing machine. I wash your jeans. I wash your skirt. I wash your dress, your socks and your shoes. Wash your t-shirt, your jacket and your jumper. Going dirty, come on clean. I'm a washing machine. I'm a washing machine. I'm a washing machine. I'm a washing machine. Ok, ricordatevi di pronunciare bene la S, volevo farvi vedere, vediamo se riesco, ecco, la S in socks, calzini, e la S finale in shoes, scarpe. Ora andiamo a fare l'esercizio numero 2. Listen, point and repeat. Ascoltate, indicate con il dito l'indumento corrispondente, ma soprattutto ripetete a voce alta il nome. Potete farlo anche più volte se mettete in pausa il video e lo fate ripartire. Are you ready? Siete pronti? Ok. Let's go. Andiamo. Page 34. Listen, point, and repeat. Number 1. Jeans. Number 2. Skirt. Number 3. Dress. Number 4. Socks. Number 5. Shoes. Number 6. T-shirt. Number 7. Jacket. Number 8. Jumper. Ok, ricordatevi sempre che in inglese alcune parole, alcune lettere si scrivono in un modo ma si leggono in un altro. Qui abbiamo visto, ci sono alcuni esempi,
Guardiamoli insieme. Number 5, shoes, che è scritto S-H-O-E-S, si legge shoes. Oppure possiamo vedere number 8, jumper, il maglione, che è scritto con la U, ma questa U si legge A, jumper. Per questo dobbiamo fare gli esercizi di ascolto e di ripetere le parole in inglese, perché non si leggono così facilmente come le parole in italiano, e quindi dobbiamo ascoltarle e ripeterle più spesso possibile per ricordarcele. Fatto questo esercizio, potete ripeterlo una seconda volta se avete bisogno. Quando vi sentite sicuri, andiamo a fare un esercizio insieme. Prendete il vostro quaderno di inglese e in una pagina nuova scriviamo il titolo. Listen and draw. Questo è il titolo, eh? Listen and draw, che significa ascolta e disegna. Io qui sotto ho disegnato un armadio, voi non c'è bisogno che lo disegnate. Pensate però che ora io vi dirò cosa c'è nel mio armadio e voi dovrete disegnare quello che c'è nel mio armadio. Are you ready? Siete pronti? Ok. Inizia. Ah, scusate, una cosa che vi serve è la matita e i colori. Se vado troppo veloce, voi potete mettere in pausa il video e farlo un pochino per volta. Proviamo a lavorare insieme. Poi nel video vedrete, vi faccio vedere quello che c'è nel mio armadio, così potete controllare se avete fatto bene. Ready. I've got a blue jacket. I've got orange shoes. I've got yellow jumper. I've got a pink dress. I've got a purple skirt. I've got red and green socks. Okay, that's are my clothes. Questi sono i miei vestiti. Molto bene, andiamo a vedere un'ultima
cosa insieme potete voi controllare in questa immagine se avete messo bene, disegnato e scritto bene i miei vestiti, potete farlo anche con più calma se avete bisogno di più tempo. Fatto questo, andiamo a vedere questa frase nuova. Guardate, leggiamola insieme. What are you wearing today? What are you wearing today? Significa: cosa stai indossando oggi? Questa parolina wearing, vediamo se riesco a sottolinearla. Vuol dire indossando. Cosa stai indossando oggi? Vedete, qui c'è il bambino alla mia sinistra che lo sta chiedendo a questa bambina. Gli sta chiedendo cosa indossi oggi. Vediamo cosa risponde la bambina. I'm wearing. Io sto indossando. Puntini, puntini, puntini. Perché puntini, puntini, puntini? Perché ora vi metto insieme a questo video un video con una canzoncina in cui ci spiega meglio questa frase, poi vi chiedo di prendere il quaderno e scrivere What are you wearing today? Cosa state indossando oggi? Ovviamente ognuno scriverà quello che sta indossando, quindi siete liberi di scrivere quello che volete. Se non vi ricordate i nomi dei vestiti, clothes, guardateli o nel video oppure sul nostro libro. Con questo per oggi è tutto. Buon lavoro. See you soon and bye bye.